Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuova puntata spacchettamento calendari dell'avvento. Come promesso ne ho diversi da farvi vedere, da spacchettare con voi, ne ho già ordinati altri, quindi aspettatevi tantissimi video di questo genere che tra l'altro, come vi dicevo, sono diventati veramente una delle mie tipologie di video preferite. Non vedo l'ora che arrivi questo periodo dell'anno per spacchettarli con voi, perché io adoro i calendari dell'avvento e grazie a questi video ho anche, diciamo, la scusa per spacchettarli prima e aprirli tutti subito. Ho letto i vostri commenti riguardo le luci, perché vi avevo chiesto appunto di dirmi come vi sembrava l'illuminazione, perché ho acquistato delle nuove luci studio per filmare e mi avete scritto in tantissimi che vi piacciono tantissimo, che sono perfette, che l'illuminazione è perfetta, quindi mi fa super 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 piacere, perché adesso qua in Olanda, come sapete, inizia la stagione fredda e anche la stagione in cui fa buio molto molto presto, quindi avevo assolutamente bisogno di un nuovo sistema di illuminazione per i miei video. Ma bando alle ciance, il calendario dell'avvento che spacchetteremo oggi, rullo di tamburi, e lui ragazzi è di Armani. Questo non è un semplice calendario dell'avvento, questo è un gioiello vero e proprio. Per il prezzo che ha sono particolarmente curiosa di vedere che cosa troveremo al suo interno e, come vi dico sempre, questa tipologia di video secondo me è utilissima perché potete vedere veramente esattamente come è composto il calendario, quali cose troviamo all'interno, la grandezza eccetera eccetera, perché questo è il modo migliore per vedere se appunto vale la pena acquistarlo oppure no. Questa è la box rossa monocolore molto natalizia e al centro troviamo il logo Armani dorato e rosso. Non è spessissimo a lato, diciamo più o meno la metà rispetto a quello Sephora, ma questo non significa assolutamente nulla. E sul retro c'è invece la descrizione completa, che praticamente quasi tutti i calendari dell'avvento hanno, di tutti i prodotti con la grandezza, descrizione, nome eccetera. Io non guardo questa parte in questo momento perché voglio aprire con voi con effetto sorpresa, aprendo appunto le caselle, vediamo effettivamente quale sarà la mia reazione. Devo dire, mi piace moltissimo l'interno e può essere, alla fine mi piacciono i calendari dell'avvento che possono essere utilizzati poi anche una volta spacchettati completamente, e questo devo dire che come porta prodotti, porta oggetti, non è niente male. Anche la scelta dei colori mi piace moltissimo, perché rosso e dorato, insomma, fa tanto Natale. Cerchiamo la casella numero 1, che è qua, eccola qua, primo cassettino, e vediamo che cosa c'è all'interno. Il prodotto è impacchettato singolarmente con questa carta rossa e mi sembra decisamente un full size. Abbiamo trovato Lip Maestro Intense Velvet Color, quindi un rossetto intenso semi opaco, decisamente full size. Meraviglioso il packaging e soprattutto questa colorazione mi sembra super super natalizia e super adatta a questo periodo dell'anno. Lo descrivono come un colore intenso d'effetto velluto, quindi molto molto interessante, perché questi sono i rossetti che preferisco. La tonalità però, il sottotono, mi sembra molto caldo, quindi non sono certa che sui sottotoni freddi possa stare benissimo. Naturalmente devo ancora provarlo, però il colore è molto 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 bello. Casella numero 2, eccola qua, nuovo cassetto, stessa grandezza più o meno, mi sembra, forse un po' piccolina questa scatolina, vediamo. Mi piace molto che siano tutte incartate individualmente, la sorpresa è più, cioè è più effetto sorpresa effettivamente, perché neanche aprendola non so che cosa si trova, devo andare a spacchettare. E qui troviamo un mascara, questo però è in mini size ed è Lies to Kill, classico mascara, volume e lunghezza, ed è appunto, c'è scritto anche chiaramente sulla box che si tratta di un mini size. Fino adesso, sia nel calendario dell'avvento Sephora che in questo di Armani,
tutti i mascara, e tipo nel calendario Sephora ce n'erano tre, sono tutti in mini size. Per adesso non ne abbiamo trovato ancora nemmeno uno in full size. Comunque so che i mascara di Armani sono ottimi. Non è un brand che ho mai utilizzato tantissimo, a dire il vero. Avrò provato un paio di prodotti, ma niente di che, quindi avrò veramente modo e avremo modo assieme di testarli grazie a questo calendario. Scovolino, devo dire, molto classico, molto ampio, con tantissime setole. Promette appunto di aumentare sia il volume che la lunghezza delle ciglia. Lo proveremo naturalmente assieme in qualche video. Scatolina numero 3. Questa è un pochino diversa come forma. Andiamo a vedere. Secondo me questa è una lacca per le unghie. Ci starebbe tantissimo una lacca per le unghie rossa in questo calendario, un po' in tutti i calendari dell'avvento. E vediamo se ho ragione effettivamente oppure no. Non è, come pensavo, una lacca per le unghie, ma un mini size del profumo Sì di Giorgio Armani. Non ho mai provato questo profumo, quindi non so se mi piacerà. Ok, molto classico, devo dire, elegante. Mi piace, non è troppo esagerato in nessun senso, molto... molto elegante, secondo me è un po' un evergreen questo profumo. Fatemi sapere se lo avete provato, che cosa ne pensate del Sì di Giorgio Armani o se vi piacciono i profumi di questo brand. Casella numero 4, questa è parecchio grande e anche parecchio pesante, devo dire. Secondo me qua c'è un full size. Andiamo a scoprire assieme. Abbiamo trovato il Fluid Sheer Glow Enhancer, è un fluido illuminante ed è sicuramente un mini size, perché il full size di questo prodotto contiene 100 ml, qui ne abbiamo solo 18. Tutto sommato però ce n'è abbastanza di prodotto e sicuramente si può utilizzare per un po' di tempo, non soltanto per uno o due utilizzi, ecco. Questi prodotti illuminanti sono molto interessanti, mi piace unirli o alla crema idratante se non mi trucco, oppure al fondotinta se decido di truccarmi, per dare un tocco illuminante ma leggero in più al mio fondotinta. Ditemi nei commenti naturalmente se avete mai provato uno qualsiasi di questi prodotti e come vi ci siete trovati, o se ne avete sentito parlare, perché sono molto curiosa. E abbiamo parlato veramente poco del make up Armani su questo canale. Casella numero 5, e questa è piccolina. Vediamo, perché dalla forma onestamente non saprei, potrebbe essere o un ombretto tipo in gel in crema, un eyeliner in gel in crema. Ok, questa volta ci ho azzeccato, è un ombretto, lo descrivono con texture elastica extra pigmentato. Si chiama Eyes to Kill Stellar ed è in tonalità numero 2 Halo. Questa è la tonalità, questo è l'ombretto, devo dire molto versatile come colore, perché è un color champagnino, lo descriverei, molto glitterato e molto adatto alle festività. Questo lo adoro. E questo è lo swatch, così potete vedere bene anche la coprenza, la pigmentazione dell'ombretto, che devo dire è ottima. Ha una texture molto particolare questo ombretto, è quasi setosa, la definirei, molto confortevole perché è molto morbido e non è né in crema né in polvere, direi è più o meno una via di mezzo. Casella numero 6, questa è mini e anche il prodotto all'interno è decisamente mini. Secondo me qua troviamo il campioncino di un rossetto, ed effettivamente, ok, che strano, non c'è scritto assolutamente nulla. Come faccio a sapere che cos'è, che non c'è scritto niente, c'è solo il logo? No, ok, c'è scritto effettivamente qua sotto, sotto la tonalità che è la numero 400, c'è scritto che è un rossetto matte, però appunto non ha il nome del prodotto, e questo è decisamente un mini size del loro rossetto super classico, quello rosso Armani. So che si tratta di un ottimo rossetto, la tonalità è fantastica, super adatta secondo me alle festività natalizie. Sarebbe stato più bello però inserire un full size di questo, che è appunto uno dei prodotti clou del brand. Casella numero 7, questa devo dire che è molto simile all'altra come grandezza,
e anche come prodotto. Forse questo è un pochino più grande, non so che cosa aspettarmi. Stavo per dire un altro rossetto, ma era diverso l'altro. Ah, ok, è il campioncino di un profumo. Questo è l'Armani Code. Questo è un profumo da uomo che io già conosco ed effettivamente è molto, molto maschile. Naturalmente per me non sarà assolutamente utile, ma appunto, mini size comunque anche questo. Casella numero 8. Le ultime erano un po' deludenti con questi mini size profumo da uomo, quindi speriamo che con la numero 8 ci vada meglio. Se devo essere onesta, non mi aspettavo così tanti mini size in questo calendario per il costo che ha e per il nome che ha, ma non possiamo ancora giudicare perché siamo solo alla casella 8, quindi vediamo. Anche questo però mi sembra un mini size. Anche qui si tratta di un mascara e anche qui si tratta di un mascara in mini size. Ragazzi, quest'anno non troviamo mascara in full size in nessun calendario, non lo so. Comunque questo è lo scovolino, devo dire simile all'altro. Ho sentito parlare di questo mascara, quindi sono molto curiosa di testarlo e vedere se è assurdo, pazzesco, come dicono. Continuiamo con la casella numero 9, vediamo che cosa si nasconde al suo interno. E qui ragazzi, primo prodotto skincare, abbiamo trovato l'Eye Makeup Remover, il detergente struccante per la zona occhi. È uno struccante bifasico che quindi funziona benissimo anche sul trucco waterproof, mascara waterproof. Anche questo è decisamente un mini size che contiene 40 ml di prodotto, piccolino, ma anche qui non piccolo abbastanza da utilizzarlo solo per un paio di volte. A questo punto sto sperando che l'unico full size che abbiamo trovato non sia il primo, perché il primo è stato full size e poi mi sa che altri non ne abbiamo visti, quindi vediamo. Siamo alla casella numero 10. Ok, qui a malapena esce il prodotto, vediamo che cos'è, anche questa scatolina mi sembra piccolina. Crema nera estrema ed è una crema illuminante e rivitalizzante per il contorno occhi. Eccola qui, e anche questa è decisamente un mini size. Mi piace tutto sommato perché è molto densa come crema, quindi sono le creme per il contorno occhi che preferisco. Eravamo partiti molto bene, adesso mi sembra di trovare solo prodotti minuscoli. Anche qui effettivamente c'è qualcosa di piccolissimo. Abbiamo trovato un rossetto minuscolo, ma veramente veramente piccolissimo, cioè questo è il mini size più piccolo che io abbia mai visto. Potrei farci il video dei tipo del rossetto più piccolo al mondo, che è la stessa tonalità, cioè il rosso numero 400, il rosso classico di Armani, è la stessa tonalità che abbiamo trovato prima nel rossetto in stick, però anche quello era minuscolo. Cioè qui veramente di applicazioni non ne abbiamo tantissime, è davvero un praticamente un piccolissimo tester per testare il prodotto e poi magari decidere se vogliamo acquistare il full size. Rimpacchetto tutto perché poi io a dicembre ogni giorno voglio andare ad aprire le mie caselline dei miei calendari dell'avvento, quindi nonostante saprò già che cosa si troverà al loro interno, mi piace comunque avere questa routine dal primo dicembre di alzarmi ad andare a spacchettare ogni giorno qualcosina. È una cosa bellissima che ho sempre avuto da quando sono piccola. Mia mamma mi prendeva il calendario dell'avvento con i cioccolatini ed è una cosa, probabilmente se fosse a Trieste lo farebbe ancora, ed è una cosa che appunto adoro, è proprio una un'esperienza che a dicembre devo avere, altrimenti non lo so, mi manca qualcosa, mi manca un po' di magia. Casella numero 12 e con questa siamo ufficialmente a metà percorso, a metà calendario. Vediamo un po' che cosa troviamo qui. Forse ci sarà qui lo smalto rosso, secondo me lo hanno inserito, vedendo che ci hanno messo i rossetti rossi, almeno tre, sicuramente ci sarà anche lo smalto, credo. E invece no, anche qua si tratta di un profumo ed è sempre il profumo Sì, ma questo è Sì Passione, quindi è una variante del profumo Sì che è famosissimo. Pack super super carino, ho visto la boccetta in full size di questo prodotto tantissime volte nelle profumerie. Allora, wow,
Mi piace un sacco, mi sto rendendo conto che le fragranze Armani mi piacciono veramente veramente molto. Questo secondo me è una versione un po' più sexy e un po' più serale rispetto all'altro, al sì di Armani. Anche qui però decisamente decisamente un mini size con 7 ml. Casella numero 13 e qui secondo me c'è finalmente un full size, che è dalla prima casella che lo sto aspettando. Almeno dalla grandezza mi sembra di capire. Vediamo che cosa c'è. Eyes to Kill Designer Eyeliner. Quindi abbiamo un eyeliner sempre della linea Eyes to Kill. Prima abbiamo visto il mascara di questa linea. Decisamente, decisamente un full size. Lo descrivono come un eyeliner ad alta precisione e colore intenso. Vi ho fatto uno swatch, devo dire che è molto morbido e semplice da utilizzare e il colore è veramente molto ricco. Casella numero 14, che è il mio numero fortunato perché sono nata il 14 novembre, vediamo, magari la troviamo qua, la lacca per le unghie, che poi io faccio il semipermanente, cioè l'acrilico, e quindi non so neanche io perché voglio disperatamente questa lacca per le unghie, non lo so, ma è una cosa che a Natale non può mancare, tipo il rosso sulle unghie e sulle labbra, almeno per quanto mi riguarda è uno stile che mi piace tantissimo nel periodo natalizio. E vediamo, no, ok, anche qua c'è un campioncino di profumo. Questo è il My Way Eau de Parfum, non conosco questo profumo. Carina la scatolina rosa, vediamo la boccetta. Io adoro questi mini size, quindi mi piacciono tantissimo. Io ho un po' una fissa per i mini size e amo qualsiasi mini size che sia uguale, identico al prodotto full size, ma fatto in grandezza piccolina, quindi io li adoro. Molto floreale, fresco, decisamente da giorno questo profumo. È molto giovane, ha anche delle note tipo dolci, fruttate. Mi piace tantissimo, non lo conoscevo assolutamente, ma mi ha stupito, questo profumo mi piace un sacco. Casella numero 15, non ci posso credere che siamo già alla 15, io adoro spacchettare, io adoro fare questi video dei calendari dell'avvento, quindi non voglio mai che finiscano. Vediamo qua che cosa troviamo. Sempre il Lip Maestro e sempre in colorazione 400, questo però è decisamente più grande rispetto agli altri, non è un full size ma è molto meglio come grandezza e come quantità di prodotto, decisamente. Ecco lo swatch, devo dire che come colorazione, pigmentazione, intensità, morbidezza, facilità di applicazione è fantastico. È un rosso super 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 classico e secondo me azzeccatissimo per questo calendario. Casella numero 16, anche questa piccolina. Qui non abbiamo la scatolina, c'è semplicemente il profumo ed è un mini size del Acqua di Gio maschile. Anche questo è un profumo da uomo che io ovviamente non utilizzerò, ma può essere comunque utile per qualcuno ed è un profumo famosissimo questo, quindi non penso ci sia bisogno di descriverlo. Casella numero 17, vediamo che cosa si nasconde qui. Scatolina. Qui abbiamo un altro ombretto, questo è Light Tint Silk ed è un ombretto liquido satinato. Wow, molto molto bella la confezione, decisamente un full size di ombretto, qua ce n'è tantissimo. Mi piace molto anche la tonalità, devo dire, anche questa molto universale e diciamo più o meno adattabile a tutti. È swatchato, devo dire, è ancora più bello, super metallizzato con queste pearlescenze, con questi riflessi rosa. Bellissimo. Casella numero 18. Sì, ci stiamo avvicinando alla fine. Uffa. Vediamo che cosa c'è qui. Un altro campioncino di profumo del sì di Giorgio Armani, ma questo è la versione fiori, quindi immagino che sarà più. Questo tra l'altro ha la scatolina. Alcuni profumi ce l'hanno, altri non ce l'hanno. E voglio vedere perché non lo conosco questo profumo. Molto molto bella la boccetta rosa. Ok, molto floreale effettivamente, decisamente un profumo da giorno, ma
anche qualche nota dolce in realtà. Ti colpisce di più la nota floreale, poi è dolce, ma non troppo. Queste note dolci che devo dire mi piacciono moltissimo, ma a me tendenzialmente piacciono abbastanza i profumi dolci, a meno che non siano veramente troppo dolci, mi piacciono. E questo è decisamente, secondo me, un profumo che o piace o non piace per niente, cioè o vi piace o lo odiate. Arriviamo alla casella numero 19, sperando che non ci sia un altro profumo in questa casella. Vediamo un po'. No, mi sa che questo è un prodotto make up dalla forma. Ed effettivamente sì, è un prodotto make up, è un altro lip maestro in colorazione 401. Questa è decisamente calda come colorazione, quindi al contrario dell'altro, se armocromaticamente siete autunno primavera, questo vi starà meglio rispetto alla tonalità 400 che era quella di prima. La qualità è indiscussa, una passata colore pieno. Benissimo, super confortevole perché molto morbido e sicuramente idrata le labbra. Questa tonalità appunto decisamente più consigliata per chi ha un sottotono caldo, ma la qualità di questi rossetti è pazzesca. Siamo già alla casella numero 20, Sig. Questi video finiscono sempre troppo in fretta, mi diverto troppo. Vediamo che cosa c'è qui. Secondo me è un altro profumo. Mi sento esatto. Qui non c'è la box, ma c'è un altro profumo. Quanti profumi abbiamo trovato fino adesso? Contateli, io ho perso il conto. Secondo me ha qualche nota maschile, cioè se vi piacciono i profumi da uomo o comunque appunto quelli da donna sono forse un pochino troppo forti per voi, questo secondo me vi piacerà. Casella numero 21, questa è bella grande. Vediamo un po', sicuramente prodotto make up in full size. Molto contenta. E qui troviamo, evviva ragazzi, questo è il primo mascara in full size che troviamo in due calendari dell'avvento. È lui, ed è l'eccentrico, si chiama mascara volume e definizione intensa. Ed eccolo qui il pack, niente da dire, il packaging è fantastico, di Armani, molto elegante, minimal ma bellissimo, ed ha queste striature che non so bene come descrivere sotto alle setole, spero riusciate a vederle, che in spirale vanno appunto lungo tutto lo scovolino, e secondo me queste sono molto utili per andare ad intrappolare tutte le ciglia e per distribuire bene il prodotto in modo omogeneo. Secondo me è anche un mascara incurvante per quello che posso vedere dal tipo di scovolino. Casella numero 22. Ok, altro rossetto rosso, peccato perché l'hanno messi veramente tantissimi di tonalità rosse, lo so che è la tonalità più natalizia, però ci fosse stato qualche nude non mi sarebbe dispiaciuto, ecco. Questo è sempre il lip maestro in tonalità 405, e decisamente come sottotono è parecchio caldo, quindi armocromaticamente se siete primavera o autunno vi starà sicuramente meglio. Siamo già alla penultima casella ed è la 23. Ormai abbiamo pochissime chance di trovare lo smalto rosso, che tra l'altro non so nemmeno se Armani fa. Onestamente, io vi sto parlando dello smalto per unghie, ma non so se Armani li fa. Ok, abbiamo un altro campioncino di profumo, è sempre una variante del Sì. Questo è Sì Passione. Ormai hanno usato talmente tanti profumi che non sento più praticamente gli odori. Molto bello anche questo, si sente che è sempre della stessa linea, sì, perché ci assomiglia un po'. Molto elegante e sofisticato lo definirei. Mi piace un sacco questo profumo e mi ricorda qualcuno che conosco deve utilizzare questo profumo, perché mi ricorda decisamente qualcuno, ma non mi ricordo chi. Mi porta alla memoria qualcosa, i profumi sono fantastici perché riescono a trasportarti indietro nel tempo, e quindi appunto sicuramente è un profumo che mi è familiare. E arriviamo all'ultima casella del nostro calendario, la numero 24, e vediamo qui che cosa troviamo. Altro rossetto, questo è il Lip Power, colorazione sempre numero 400, quindi sicuramente sarà un rosso. Questo è un rossetto in stick, decisamente in full size, cosa che apprezzo molto perché nell'ultima casella dei calendari dell'avvento mi aspetto sempre un full size.
colorazione bellissima come gli altri, prima l'abbiamo visto però in versione liquida, adesso abbiamo la versione stick. Eccovi lo swatch, questo è un rossetto brillante, quindi non è effetto satinato od opaco come quelli che abbiamo visto fino ad ora. Molto molto bella comunque la colorazione e ottima la qualità, anche se come coprenza preferivo gli altri. E questo è tutto per il nostro calendario dell'avvento Armani, che appunto come caselle ne ha 24. Quindi mia family, questo è quanto per il nostro video di oggi. Sono molto curiosa di sentire i vostri commenti a riguardo, devo essere molto onesta con voi, mi aspettavo comunque molti più full size e forse qualche prodottino in più skincare, perché appunto di skincare ne abbiamo visto soltanto uno. Ma l'ultima parola, come in ogni video, la lascio a voi e aspetto di sentire nei commenti che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se è così, non dimenticate di lasciarmi un like e ricordate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella, altrimenti non verrete notificati da YouTube quando esce un nuovo video. Quindi mia family, vi mando un bacio grandissimo, come al solito siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare. Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Vi preannuncio già da adesso che venerdì alle 17:30 farò una live qua su YouTube, quindi non mancate. Bacio grandissimo e al prossimo video, ciao.